Ciao a tutti cari amici, eccomi di nuovo qui insieme a voi, come vi dico sempre, per preparare una nuova ricetta. Oggi, siccome siamo ancora a tema carnevale, prepareremo una ricetta di carnevale. Infatti, dopo Zarzippulas, che la trovate qui sempre nel mio canale, oggi prepareremo le ciambelle. E noi le chiamiamo anche sosparas frissioso. Però in che cosa si differenziano? Non solo col nome, naturalmente questo è detto in lingua sarda, altrimenti sono delle semplici frittelle, si differenziano perché noi anziché il burro mettiamo lo strutto, importantissimo. Importante anche che lo strutto sia di ottima qualità, altrimenti rischiate di rovinare tutto il dolce. E sì, proprio un dolce, questo è a differenza delle zarzippulas che è un impasto di pane, qui non interessa l'idratazione, la ricetta è quella. Non deve essere molto molle, altrimenti siamo costretti ad ammettere molta farina per poter preparare la ciambellina e tutto questo noi ce lo porteremo nell'olio che si sporcherà irrimediabilmente subito e vuole colato in continuazione. La ricetta è quella, dicevo, io sono convinta che voi preparate già le vostre con la vostra ricetta di famiglia, però se volete, se avete piacere, provate anche la mia. Una nozione ancora da ricordare, importantissimo per la riuscita dello spara frissioso, tre sono le cose. Primo, la lavorazione deve essere fatta perfettamente e a lungo. Secondo, la lievitazione, doppia lievitazione. La prima, che non deve essere in base al lievito che mettete, che usate, non deve essere minimo di 4 ore. La seconda, un'oretta circa. Doppia lievitazione, ricordo, importantissimo, come facciamo le brioche. E poi la terza cosa importante, che lievitano nell'olio. L'olio, infatti, per la frittura di queste ciambelle deve essere non più alto di 160, perché deve cuocere lentamente, diversamente dalla zarzippola che vuole l'olio altissimo. Allora, a 160 dicevo, non più alto, altrimenti dovete abbassare il fornello e riprendere, aspettare di nuovo questa graduazione. Osservando questi tre elementi avrete delle ciambelle, dello sparafrissos, leggeri e buonissimi. Andiamo a vedere tutto quello che ci occorre per prepararli insieme. Andiamo allora, amici, ad elencare tutti i prodotti che ci occorrono per preparare lo spara frissios. Allora, in partenza subito la farina. Io ne sto facendo di 1 chilo. Ho messo 600 grammi di farina 00, non certo semola questa volta, e 400 grammi di farina ad alta idratazione, cioè alte proteine per intenderci. Questa è sui 13 grammi. Poi ci servirà del latte, 250 millilitri di latte, un po' lo togliamo per sciogliere il lievito, 180 g di zucchero semolato, 120 g di strutto che poi io scioglierò a bagnomaria, però non lo metterò caldo, un po' rappreso. 4 uova intere, se sono quelle piccoline, anche 5. E poi il lievito, potete mettere il lievito naturale se ce l'avete, però dovete aspettare a lungo la lievitazione. Io, come sto facendo una dimostrazione per voi, ho anche un po' di fretta. Allora io metterò il lievito di birra. Vi dico questo, se dovete aspettare anche tutta la notte per friggere l'indomani, potete metterne anche pochissimi grammi, 4 o 5 grammi. Se invece potete aspettare, volete aspettare dalla mattina alla sera, 25 grammi, altrimenti se avete più fretta un po' di più. Io ne sto mettendo un panettino intero e in più un'altra metà del panetto, lievito di birra. Invece con lievito madre, con lievito naturale, è da 20 al 30%, come vi dico sempre, della farina, cioè in questo caso potete partire dai 200 ai 300 grammi, dipende da come avete calda la casa. Poi passiamo agli aromi. Gli aromi ci sono un limone grattugiato naturalmente e l'arancio. Le arance possono essere anche due, succo e buccia. Poi naturalmente il liquore. Io sto mettendo circa 50 millilitri di vino verru, cioè la nostra grappa sarda, sabardente anche la chiamiamo, e anche un po' di anice, di liquore bianco anice. Poi ci serve una formina, dipende da come le vogliamo formare, questa è già pronta apposta proprio per lo sparafrissio, ma possiamo usare questa o anche più grande,
oppure formarli direttamente a mano, come vedremo poi in seguito. E poi delle bacchettine, vedete, non ci serve il legno proprio lungo lungo come quello del Zarzipulas, vanno bene anche le bacchettine, quelle cinesi. Naturalmente anche dell'olio per friggere, e io uso sempre quello di arachidi, ma va bene anche quello di mais. Iniziamo ad impastare mettendo tutta la farina che io ho già setacciato dentro la planetaria. Aggiungiamo un po' di sale, un pizzico, questo non è come Zarzipulas, che quello era proprio un impasto di pane. Metto subito le uova, potete fare anche al contrario, prima le uova con lo zucchero e poi aggiungere la farina, ma è uguale. Lo zucchero, metto un po' di succo d'arancia, cioccolate e lo strutto. L'ho sciolto a bagnomaria, vedete? Non è completamente sciolto, bello insomma, deve aiutare nell'impasto. Metto la foglia, faccio partire piano e aggiungo piano piano tutti gli altri ingredienti. Il lievito con un po' di latte. Passerò il latte qui in questo boccalino. Aggiungo ancora il succo d'arancia. Metto tutto. Vedete, l'impasto era tutto ben amalgamato, gli ingredienti sono stati messi tutti, manca solo il liquore. Allora io adesso lo faccio lavorare un pochino, vedete come sta venendo bene l'impasto. Dopo comunque io lo potrei lasciare direttamente qui, ma ve lo porto dentro la civetta e il contenitore per farvelo vedere come ho fatto con Zarzipulas, che troverete sempre qui in questo canale se vi interessano. E per farvi vedere, appunto, lo maneggiamo un pochino anche questo e poi lo metteremo subito a lievitare ben coperto in un posto caldissimo. Vi bagnate le mani, si prende l'impasto, lo potete fare anche sul tavolo e si gira così. Vedete com'è maneggevole? Bellissimo. Guardate la meraviglia, ci sono anche le bolle, siamo pronti per andare a formare le frittelle. È pronta e la svuotiamo delicatamente sul tavolo. Polverò solo un po' di farina qui perché devo usare il mattarello, ne taglio un pezzo, e lo metto qui, delicatamente con le mani lo allargo, e poi con il mattarello. Guardate le bolle che ci sono, è un impasto bellissimo. Quando giù con il mattarello, non vogliono molto basse, anche se poi si gonfiano di nuovo, però lo abbassiamo delicatamente sempre. Bagniamo la formina, spingiamo bene e la togliamo
Sembra piccola, ma non lo è. E la poggiamo subito nel contenitore. Così, senza farina. Copriamo. L'allargo un attimo e la metto nel cestino. Le possiamo formare a mano direttamente. Senza neanche pesarli, facciamo così. Questa è un po' piccola, ma non fa niente. Cerco di portare internamente i lembi, così chiudo bene. Lo giro e lo pirlo. A questo punto posso fare direttamente il buco, così, entro le dita così sotto, lo modello. Ne prendo un altro. Chiudo bene. Lo giro e lo pirlo. Spingo da sotto con un dito e con tutte e due le mani cerco di distribuire bene l'impasto, allargandolo, perché poi durante la levitazione il buco tende un po' a chiudersi. Ecco. Allora, li ho tolti dal cestino e li ho sistemati così in teglie e li ho messi dentro il forno, spento naturalmente, con la luce accesa, per accelerare un po' la lievitazione. Eccoli dopo un'altra oretta, come sono, erano ben protetti, con un pezzo di cellophane sopra, dentro il forno con la luce accesa, sono pronte per la frittura.
Ora io vi saluto, non prima di ricordarvi come sempre, vi invito a seguirmi sempre nel mio canale YouTube, di iscrivervi e di attivare anche la campanella. Vi invito anche a seguirmi nella mia pagina Instagram, che è quella principale, e nel mio blog, tutto nuovo. E vi saluto allora, vi aspetto come sempre alla prossima ricetta. Io ci sarò e voi? Ciao!